Sto bene. Sto bene. Allora scendi, in fretta. Vieni qua, di merda. Pezzo di merda. Prendi fiato! Ce ne andiamo! Okay. Attento! Merda! Sta giù! Tira fuori la testa, ti sfido! Ehi, voltati! Controlliamo dentro. Tu, controllate la strada. A sinistra. Dove sei? A destra. Oh, cazzo! In guardia! Bene, credo che fosse l'ultimo. Tutto ok? Sì, credo di sì. Bene, perché dobbiamo uscire di qui. Sai come funziona. Guardati attorno e vedi se c'è qualcosa che ci può servire.
qualcosa per tenerla aperta. C'è della roba interessante qua dentro. È lì! Giusto. Ok, vai! Ok, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho! Guarda. Cacciatori di merda. Avremmo potuto essere noi. Un sacco di gente non ce l'ha fatta. Lo sapevo che saremmo dovuti tornare indietro. Siamo sopravvissuti. A malapena. Avanti, usciamo di qui. Cosa? Mi sono schierato da entrambe le parti. Lo prenderò per un sì. Prendi la faccia. Qui deve essere dove dormono quelli. Dove dormire. Di mettersi al lavoro. Andrà più che bene. Ah, non penso. Non importa, proseguiamo. Bene, ecco il ponte, la nostra via d'uscita da qui. Ehi, Ellie, rallenta, aspettami. Come? Sono qui. Perché non fai andare prima me e tieni la voce bassa? Ok. Thank you.
mondo. Fantastico. Perfetto. Un altro modo per farmi impazzire. Wow. Sembra un'astronave. Cioè, è come immagino il rumore di un'astronave. Vero? Ellie, ho trovato un altro di quei fumetti che stai leggendo. Che è successo? Sono stati i tuoi amici cacciatori? Questo lo fanno i tuoi amici cacciatori? Bello. E no, secondo me è stato l'esercito. Perché fare un massacro? Non puoi fare entrare tutti. E i morti non si possono infettare. Ne sacrifichi pochi per salvarne molti. Ellie, sta giù. Dove hai imparato a sparare? Nasconditi, Ellie. Amico, vaffanculo. Avevi tutto il gregge davanti e non ne hai colpito uno. Tra poco colpirò te. Wow. Ehi, sei proprio agitato. Se vuoi delle lezioni, te le do io. Non c'è problema. Sì, come no. Ehi, che è stato? Sì, l'ho sentito anch'io. Dove cazzo? Circondiamolo! Turista! Non vai da nessuna parte! Non va! Finiamo! Cavolo! Ci arriveremo. Una tipica zona di quarantena. Questo posto è abbandonato da un bel po'. Dateci le nostre razioni. Perché non gli hanno dato da mangiare? Spesso perché era finito. Ma il più delle volte se lo tenevano. A Boston non è successo. Fidati, è successo un sacco di volte.